È un sabato veramente di gioia oggi, per la notizia che abbiamo sentito prima, anche perché tra poco avremo l'investitura AISA, quindi una giornata molto speciale per gli scout e avremo veramente tanti bambini, tanti ragazzi qua oggi. Sarà un giorno meraviglioso, è già un giorno meraviglioso, che bello che possiamo di nuovo cantare, possiamo lodare il Signore con la nostra voce. E il titolo di questa meditazione è, lo dico in particolar modo a Daniele che ci segue da casa e fa tutto per far andare a far sì che insomma ci sia lo streaming su YouTube, quindi lo ringraziamo tantissimo. Siamo singoli, ma siamo in relazione. Ieri sono stata da Anna Maria Antonio e ho avuto una sorpresa, cioè Antonio mi ha detto che c'ha tutta la genealogia della sua famiglia, cioè fino ai trisavoli, cioè di nonni e tutto. Allora, io non so voi, ma io lo conosco malapena, ma neanche i nomi dei miei bisnonni, faccio fatica a ricordarmeli. I nomi dei nonni sì, ma già bisnonni devo chiedere a mia mamma o a mio papà. Insomma, è interessante questa cosa. Lui invece conosce tutti. È pazzesco, e ha scritto di quante pagine Antonio? 5, non lo so, con tutta la storia. Ed è interessante questa cosa. Quando ho letto la Bibbia per la prima volta, dall'inizio, a un certo punto mi sono imbattuta in nomi come X figlio di Y, e allora saltavo quelle parti interminabili, oppure. No? Oppure lo leggiamo velocemente o proprio chiudiamo gli occhi e andiamo dove finisce. Eppure non è solo nella Genesi, non è soltanto nell'Antico Testamento. Se noi apriamo il primo libro, al primo capitolo e ai primi versetti del Nuovo Testamento, troveremo cosa? Esatto, una genealogia, la genealogia di Gesù. Quindi perché? La cosa che sorge spontanea, perché così tante genealogie? La maggior parte di noi non conosce molto riguardo le nostre famiglie, come ho detto, ma capire come gli ebrei dell'Antico Testamento consideravano le relazioni sociali, ci aiuta a comprendere meglio il mondo dell'Antico Testamento. Oggi noi ci identifichiamo con il cognome. Io sono Biscardi perché ho preso il cognome dal mio papà adottivo. Il mio primo cognome è Olinek. Gli italiani lo dicono Olinik, quindi per interesse. In Ucraina, il mio paese di provenienza, ma anche in tutto il mondo, mi sembra, la donna prende il cognome del proprio marito. Questo in qualche modo indica una specie di relazione, appartenenza. Ecco, tutto questo nell'Antico Testamento non c'è, il cognome non esiste. E poi, anche se io ci tengo molto al mio cognome, comunque non significa molto. Appunto, io l'ho cambiato e penso che anche voi, se magari potreste, qualcuno di voi magari vuole cambiare. E non magari qualcuno che ha un bel cognome, penso qua a qualcuno che ha una marca di vestiti come cognome, quello no, quello è bello. Allora, nel mondo dell'Antico Testamento era importante conoscere chi fossero i parenti di una persona. Non esisteva infatti, a livello centrale una forza di ordine. Non esisteva la polizia per punire i trasgressori. Esisteva un'altra legge. Entrava in funzione il gruppo a cui tu appartenevi ed era dovere del tuo gruppo, con cui tu eri imparentato, in qualche modo darti sicurezza. In altre parole, se tu uccidevi,
una persona, il suo parente più stretto diventava automaticamente il suo vendicatore di sangue, cioè lo doveva uccidere all'altra persona. E questo ci può sembrare molto, molto strano, ma non è soltanto Israele che aveva questa abitudine. Tutti, molti popoli, studiosi dicono, avevano questa abitudine di vendicare il sangue, che aveva una certa efficacia, perché tu ci pensavi due volte, se appena volevi accarezzavi l'idea di uccidere qualcuno, ci pensavi due volte se farlo oppure no, perché sapevi bene che quella persona aveva dei parenti e quei parenti avevano l'obbligo, il dovere di uccidere poi a te. Esisteva però un'altra cosa, cioè se per caso qualcuno moriva o comunque uccideva l'altro accidentalmente, un po' difficile, però se uccideva qualcuno accidentalmente, questo assassino poteva fuggire in una città, le cosiddette città rifugio. E se gli abitanti di quella città ritenevano che sì, lui è innocente, lui poteva rimanere in quella città per tutto il tempo, non per tutta la sua vita, per tutto il tempo che il sommo sacerdote viveva. Una volta alla morte del sommo sacerdote, lui era libero di rifarsi una vita, di uscire da quella città rifugio. Ecco, non so quanti di voi siano stati in un carcere, intendo magari a fare visita a qualcuno, eccetera. Io sono stata questa settimana per la quarta volta a visitare, più specifichiamo, ed è un ambiente che apparentemente magari la prima volta ti sembra bello, no? Per parlare con qualcuno e ascoltare la storia, ma dopo un paio di volte, almeno a me, mi crea un sentimento molto strano, perché tu sai che le persone da lì non escono. Che le persone stanno lì non hanno la libertà, un pochino l'abbiamo sperimentato durante il lockdown, niente che vedere, Troppo, niente, però troppo, purtroppo, un infatti voglio pochino, un chiedere. 1% abbiamo sperimentato cosa significa che ci tolgono la libertà e noi non possiamo uscire quanto vogliamo, non possiamo fare quello che vogliamo. Ecco, in una prigione c'è questo, ma moltiplicato per mille. Quindi capisco che in Matteo 25 Gesù disse, ci ricordiamo molto bene, ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui nudo e mi vestiste, fui straniero e mi accoglieste, e vi ricordate? Fui in prigione e veniste a visitarmi. Capisco molto bene questa frase perché è bruttissima, cioè non posso neanche immaginare perché non ci ho vissuto dentro. Deve essere difficile stare lì e sapere di stare lì per tanto tempo e sapere che stai lì perché hai combinato qualcosa di brutto e quindi in un certo senso te lo meriti. E parlando con Franco di questo, ho capito che dietro quella frase di Gesù, fui in prigione e mi veniste a visitare, c'è un insegnamento incredibile della grazia e del perdono. Se sei in prigione significa che hai combinato qualcosa di brutto, hai sbagliato, hai peccato. E se Gesù dice fu in carcere e mi veniste a trovare, non significa mi veniste a fare una predica, mi veniste a dire ah, te lo meritavi proprio questo, eh? È il minimo che ti potevano dare. Non significa questo, significa così come quando Mario vi viene a trovare, questo significa una visita, come quando Betty vi viene a trovare, questa è una visita di cui parla Gesù, quando Frank, quando io vi veniamo a trovare, e questa è la visita di cui sta parlando di Gesù. È come se Gesù dicesse, ti ho perdonato e ti perdonerò sempre. Dietro a quella frase c'è un incredibile invito al perdono anche a nostra volta. Anche io che vado a visitare a un altro, che magari non ha fatto niente a me, o magari, non lo so, ha fatto
diciamo, allo Stato, e quindi in un certo senso anche a me. Ecco, io sono invitata a perdonare, a non giudicare. E nemmeno voglio sapere perché tu stai in carcere, ma ti vengo a visitare così, così come vengo a visitare, vado a visitare Antonio e Anna Maria. Nell'Antico Testamento, quindi l'omicida si nascondeva in una città e rimaneva lì, aveva questa bellissima opportunità, ovviamente stiamo parlando di un certo tipo di omicidio, però in questo meccanismo sociale la legge della vendetta non era soltanto un modo per punire gli omicidi, ma appunto era un modo per farti sentire parte di un gruppo. Era un modo per prevenire gli omicidi ed era efficace, come avevo già detto prima. Conoscete tutti il comandante di Davide e Joab, di cui abbiamo letto la storia con Sharon? Non era il suo comandante soltanto. Sapete che relazione di parentela c'era tra Joab e Davide? Era il nipote. Joab era il nipote di Davide, vabbè, quasi. E era cugino Joab e Absalom che l'ha ucciso. Quindi leggiamo in Seconda Samuele, capitolo 14, ad esempio, i vari scontri tra loro due. Poi al capitolo 18 arriva già la morte, insomma, di Absalonne. E leggiamo che questi rapporti tra il principe e quest'altro, il principe Absalom, quindi il figlio di Davide, e quest'altro Joab, che è il nipote di Davide, sono complicati. Quindi Absalom si ribella contro Davide, lo costringe a fuggire da Gerusalemme e subito dopo, nei capitoli 15 e 16, Assalonne nomina un altro primo cugino, cioè cugino di primo grado, come comandante al posto di Joab. Quindi tra loro due non c'era proprio, come tra cugini, non c'era proprio amicizia. Un altro che si chiama Amasa, sempre il loro cugino, sempre di primo grado. Non so se vi ricordate, ma alla fine della battaglia tra Davide e Assalonne, Assalonne è ucciso in una maniera, cioè proprio spietata, l'abbiamo letto, da Joab, anche se Davide l'aveva proibita. E più tardi Joab ucciderà anche ad Amasa. Quindi, non so se vi ricordate tutta questa storia, è qualcosa che magari un po' leggiamo senza tanto addentrarci dentro. Ecco, quando io ho letto la prima volta tutta la Bibbia, io dicevo, ma sembra che questo Joab sta comandando a Davide, non sembra che Davide è il re e Joab è cioè, il soldato, comunque, ma è un soldato, per carità, il capo dei soldati, il comandante, ma è comunque sotto Davide. Non capivo questa cosa. Un'interpretazione potrebbe essere, o comunque da luce nuova a capire che Joab era suo nipote, quindi Davide non voleva in qualche modo punire a suo nipote come invece meritava. Caino ha ucciso Abele, Esaù cerca di uccidere Giacobbe, ma ora anche i primi cugini si uccidono tra di loro. Che cosa ci vuole dire questo? Le relazioni sono complesse, le relazioni familiari sono complicate proprio. Molto spesso noi ci paragoniamo alle serie TV, ai film e diciamo, ah, che bella famiglia, che bella coppia. Non è così, quella non è la vita reale. Le relazioni perfette non esistono. La realtà è un'altra e mi piace che nella Bibbia è dipinta la realtà, non è dipinta la favola. La bellezza della Bibbia è questa, dice tutta la verità.
ripetutamente Joab disubbidì a Davide. Davide intona poi un lamento funebre, più lamenti funebri. Davide soffre, soffre perché i suoi figli sono uccisi, purché sono stati ribelli contro di lui. Quindi Davide non capisce questa insensatezza della morte, anche se era suo figlio, Davide non voleva ucciderlo ad Absalom. Ecco, quindi Joab contraddice gli ordini di Davide. Infatti poi uccide anche Amasa, che Davide aveva confermato come comandante in capo dopo che Absalom era morto. Mi ricordo che veramente quando leggevo questo la prima volta non capivo. E adesso più volte rileggo la Bibbia più la capisco. Quanto è meravigliosa la scrittura. Quanto è meraviglioso cercare di entrare dentro e vedere che alla fine non è una parola distante, è una parola che è vicina alle nostre vite. Magari non abbiamo cugini che si uccidono, mi auguro, però abbiamo comunque delle relazioni difficili nelle nostre famiglie. E non è strano tutto ciò. E il Signore non è scandalizzato da tutto ciò, perché è Lui che ha ispirato la scrittura di questi testi che sono giunti fino a noi, affinché noi possiamo confrontare le nostre vite con questa e in qualche modo metterci anche, diciamo così, il cuore in pace. Bene, ci sarebbe molto da dire su questo tema, ma arriviamo al punto. Una persona nell'Antico Testamento è definita nei termini del gruppo a cui appartiene. Questa è un'indicazione del desiderio di costruire con ordine un mondo sociale in cui ogni individuo e ogni unità sociale più ampia possono essere riconosciuti. Dietro a tutte queste genealogie, noi vediamo innanzitutto che Dio è un Dio di ordine e questo è un tema che a me piace molto, io sono disordinata per natura, ma sto lavorando su me stessa per cercare di migliorarmi. Gli scout sono stati fondamentali a insegnarmi questo, perché ti davano la valutazione sulla tenda la più ordinata e quindi tu cercavi nei campeggi di fare in modo che la tua tenda sia la migliore. E io non ero brava in questo, l'ho imparato lì. A casa i miei ci avevano rinunciato. L'ho imparato lì e poi con il bungalow più avanti, no? Il bungalow più ordinato. È lì che ho imparato. Quanto è meraviglioso l'ordine che abbiamo la possibilità di imparare dal nostro gruppo. Eliza è un gruppo, è un qualcosa dove io mi posso sentire appartenere. Non è per niente che ho deciso di predicare oggi con la camicia, potevo scegliere di cambiarmi dopo. Però ci tengo proprio, mi piace tanto Eliza. E un'altra volta magari possiamo parlare, ci sarebbe interessantissimo il discorso delle genealogie di Abramo e di molte cose, ma voglio arrivare adesso già al punto. Quando leggiamo nell'Antico Testamento e incontriamo queste genealogie, troviamo persone presentate da modalità che specificano quindi la discendenza. E ricordiamoci queste due cose quando leggeremo una prossima genealogia la prossima volta nella Bibbia. La prima cosa è il sentimento di solidarietà tra gli individui e il loro gruppo sociale, dove appunto il gruppo ha l'obbligo di proteggere l'individuo. E io questo lo vedo qua, adatto. Io lo vedo quando sento che una sorella è andata a prendere l'uminita, che sapete che c'ha le quattro costole rotte, e per portarla in ospedale, per portarla in altre parti. Io sento e vedo questa solidarietà quando sento che alcuni fratelli possono prendere altre sorelle o altri fratelli per portarli in chiesa. Sento e vedo questo quando preghiamo gli uni per gli altri e non soltanto ci aiutiamo nella preghiera, ma ci aiutiamo concretamente.
È meraviglioso tutto questo, vederlo in questa chiesa. Ecco, io ho da migliorare però. Siamo sulla buona strada, ma io ho da migliorare. E vedo la protezione del singolo. Questo è meraviglioso. L'altra cosa che ci ricordiamo, quindi la prima, la solidarietà. L'altra cosa ci ricordiamo riguardo al mondo della genealogia, riguarda il modo, l'ideologia religiosa che stabiliva legami di mutua responsabilità sulla base di una comune appartenenza ad una comunità dell'alleanza, del patto, proprio quello di cui parlavamo nella scuola del sabato. Queste due concezioni sono meravigliose. E dopo l'esilio sono state attaccate, piano piano si sono sgretolate da coloro che intendevano usare il potere per i propri scopi. Ed è così che poi è nata la rivolta dei Maccabei, ed è così che ci sono stati altri conflitti che ne sono risultati e hanno dato origine a nuove forme di organizzazione sociale e religiosa, come ad esempio i farisei. In questo contesto, sapete cos'è nata? È cresciuta, più che nata, la speranza messianica e l'attesa del popolo di un Messia. In quel contesto, non per niente Gesù è nato in quell'anno e in quel periodo, la stavano aspettando. E noi oggi a che punto siamo? In che situazione ci troviamo? La concezione della solidarietà tra l'individuo e il gruppo sociale si sta sgretolando. Anche l'ideologia religiosa che stabiliva i legami di mutua responsabilità sulla base di una comune appartenenza ad una comunità dell'alleanza, ad una comunità del patto, anche questo si sta sgretolando. Noi vogliamo parte della comunità, dell'alleanza. Ed è un po' questo il filo conduttore di questo trimestre della scuola del sabato. Questo è fondamentale se vogliamo aspettare il Cristo, il Messia, l'unto. Sto dicendo la stessa cosa. Sto dicendo che prima dell'arrivo di Gesù erano cresciute molte le speranze messianiche, le attese del popolo, perché c'erano molti conflitti che contrastavano, diciamo così, con quella che era l'idea originale dell'organizzazione sociale che Dio aveva dato a Israele. E noi oggi, a che punto siamo? Stiamo aspettando quell'organizzazione sociale e religiosa che il Signore ha in mente per noi. Noi vogliamo far parte e vogliamo impegnarci a fare in modo che ci sia un mondo e un'organizzazione sociale e religiosa migliore sulla mutua responsabilità, sulla base di una comune appartenenza. Questo è il fondamento. Se vogliamo aspettare il Cristo, il Messia. Mi piace fare l'appello sempre al singolare, ma oggi scelgo di farlo al plurale per questo motivo. Il Signore vuole abitare, come abbiamo letto, il testo che ha letto Mario durante la scuola del sabato, vuole abitare con il suo popolo, con me, con te. Ma non dice con me, con te, dice il suo popolo. Anche con noi siamo individui, ma siamo anche gruppo, siamo anche popolo, siamo singoli, ma siamo in relazione. E quindi tu vuoi far parte del popolo di Dio? Vogliamo far parte del popolo di Dio? Amen.